Ciao a tutti amici, dopo questo video non ditemi che sono un fan di Mongrel, non lo sono. Me l'avete chiesto voi sotto il video delle migliori skin di ogni season. Tra l'altro, se non avete ancora guardato quel video, vi consiglio di andare subito a guardarlo, o anche dopo, vedete voi. Questo video non è una top, è semplicemente l'elenco delle skin più usate, quindi possiamo dire anche skin preferite di Mongrel. Se hai almeno la metà di queste skin, lascia un commento sotto questo video. Poi, se il video ti dovesse piacere, metti un mi piace e iscriviti al canale per non perderti i miei prossimi video. E per essere sicuro di non perderti l'uscita dei video, attiva la campanella. Come al solito voglio ringraziare tutti quelli che usano il mio codice creatore LastG nello shop quando fanno acquisti. Per me vedere il vostro supporto è una grossa motivazione, anche se ultimamente siete stati veramente pochi. Adesso passiamo al video, quindi buona visione! Dunque amici, la prima skin di questa lista è White Out. Vi ricordate tutti di questa skin? È uscita il 17 agosto del 2018 ed era disponibile nello shop l'ultima volta circa 20 giorni fa. Costa 1500 V-Buck ed è una delle skin più usate da Mongrel. Questa skin è uscita praticamente durante il primo capitolo nella quinta season. A quanti di voi piace questa skin? Scrivetelo nei commenti. E noi passiamo alla prossima skin. Poi abbiamo Mesmer, una skin maschile che costa 1200 V-Buck. Questa skin era uscita nello shop poco tempo fa, all'incirca 25 giorni fa. La prima volta invece fu messa nel gioco durante l'ottava season del primo capitolo, e esattamente l'8 marzo del 2019. Questa skin sembrerebbe una skin da nabbo se non fosse una delle skin preferite di Mongrel. E come sapete, nel 2018 la popolarità di Mongrel era qualcosa di incredibile. Ogni suo video su YouTube faceva minimo 1 milione di visualizzazioni. La prossima skin preferita di Mongrel è Wild Card. Questa skin è uscita la prima volta a settembre del 2018 durante la quinta season del primo capitolo ed era nello shop l'ultima volta circa 3 settimane fa. Costa addirittura 2000 V-Buck in quanto è una skin leggendaria, ma visto che Mongrel ha i soldi che gli escono dal culo, prese anche il bundle Dark Reflection Pack, di cui fa parte sempre lo stesso Wild Card, però con lo stile oscuro. Questo bundle invece costa $20 e ne ho parlato perché anche lo stile oscuro di Wild Card è una delle skin più usate di Kyle Jackson. Se non lo sapevate, Kyle Jackson è il nome reale di Mongrel. Comunque, la prossima skin di questa lista è Psycho Bandit. Questo è ormai un classico del nostro piccolo Kyle. Questa skin non esce nello shop da 766 giorni e secondo me non uscirà mai più. L'unico modo di averla è prendere il gioco Borderland. Questa skin è stata introdotta, diciamo, dopo la collaborazione con Borderland nella 10ª season del primo capitolo ed era uscito esattamente il 27 agosto del 2019. Costava addirittura 2000 V-Buck e secondo me non vale neanche la pena di prendere questa skin dallo shop, in quanto a volte utilizzando gli sconti di Epic si può prendere il gioco Borderland anche a minor prezzo. Vabbè, siete abbastanza grandi per fare 2 più 2 anche da soli, quindi andiamo avanti. La prossima skin di questa bellissima lista è Aura, una delle skin più usate in generale su Fortnite. Mongrel non è un'eccezione in questo caso. Questa skin costa 800 V-Buck, era uscita durante la season 8 del primo capitolo, esattamente l'8 maggio del 2019, e l'ultima volta era nello shop 26 giorni fa. Ma visto che esce nello shop circa ogni 32 giorni, aspettatevi che in questi giorni torni nello shop, raga. Sappiate solo che sono delle statistiche, delle date molto approssimative, non chiedetemi quando cazzo uscirà una determinata skin. Che cazzo ne so io? Ah, però volevo informarvi che tra poco dovrebbe uscire Aura con lo stile Minty, ma non so ancora se sarà una skin a parte o lo stile per Aura vecchia. Forse faccio un pensiero e mi prendo Aura Minty, che non mi sembra male. Che ne dite? La prossima skin, raga, è Mogul Master. Questa skin costa 1500 V-Buck ed è uscita nella season 2 del primo capitolo. Insomma, le skin più usate di Mongrel sono tutte OG. Questa skin era tornata dallo shop l'ultima volta 160 giorni fa. Vedrete che non appena arriviamo a dicembre, ritorna
nello shop. Questa è la mia predizione. Niente da dire su questa skin, posso dire soltanto che la usano soltanto i veri pro player, perché è una delle poche skin che non si sono diffuse tanto a causa di quest'ultimi. La prossima skin è Clinical Crosser, la prima skin delle calciatrici personalizzabili con le squadre da calcio. Questa skin è uscita durante la season 4 del primo capitolo e costa 1200 V-Buck. Secondo me li vale tutti. L'ultima volta ero nello shop 2 mesi fa ed esce, attenzione, nello shop circa ogni 3 mesi. Quindi se vuoi prendere questa skin ti tocca aspettare ancora un mesetto. E se sei fortunato, forse anche 4. Non soffermiamoci troppo sulle calciatrici, in quanto il calcio a me fa schifo, quindi andiamo avanti. Skull Trooper, quello maschile intendo. È la prossima skin preferita di Mongrel. Questa skin è uscita ancora nella prima season del primo capitolo e costa 1500 V-Buck. È uscita pochi giorni fa e, come avete visto anche voi, gli è stato aggiunto uno stile oro, che però a me non piace per niente. Era meglio lo stile verde che è stato aggiunto nel 2018. Questa skin non ha niente di particolare, quindi andiamo avanti. La prossima skin preferita di Mongrel è Black Knight. Questa skin è l'unica skin preferita, o forse no, di Kyle che fa parte del pass battaglia. Infatti questa skin fa parte del pass battaglia della seconda season del primo capitolo e si sbloccava al livello 70. Una skin molto OG, che in verità pochissimi hanno, perché anche se tanti giocavano dalle prime season, non sono così tanti ad aver comprato pass battaglia agli inizi di Fortnite. Commenta con la parola OG invece se sei uno di quelli che ha questa skin nel proprio armadietto. La prossima skin di questa lista è Spider Knight. Sapete cosa? Massimo rispetto per Mongrel, perché mette spesso tutte queste skin maschili, almeno qualcuno dei pro player che li usa. Questa skin costa 2000 V-Buck in quanto una skin leggendaria, è uscita durante la season 6 del primo capitolo, esattamente il 21 ottobre del 2018, ed era disponibile l'ultima volta 3 mesi fa. Di solito torna nello shop circa ogni 50 giorni, quindi è praticamente già in ritardo. Ok, la prossima skin è Master K. Questa è un'altra skin del pass battaglia, infatti prima mi sbagliavo. Stavolta però fa parte dell'ottava season del primo capitolo. Questa skin si sbloccava al livello 80 e mi piacerebbe tanto avere questa skin, visto che assomiglia tanto a Naruto. Chissà perché piace così tanto a Mongrel. Poi abbiamo i supereroi, non c'è niente da dire su questa skin, in quanto è una delle skin preferite non solo di Mongrel, ma anche di tutti gli altri pro player. Adesso che sono tornato in arena, ne è pieno, ma vedrete che dopo 3 o 4 settimane ritorneranno ad usare anche altre skin. E che adesso sono tutti in astinenza, non si poteva usare da più di 3 mesi, quindi è normale. Questa skin costa 1800 V-Buck ed era disponibile nello shop 2 settimane fa. È uscita la prima volta invece l'11 settembre del 2020 ed era proprio il giorno in cui io la presi. La prossima skin di questa lista è Travis Scott. Questa skin costa 1500 V-Buck ed è la skin più rara della serie Icon, in quanto non esce da 540 giorni. Era uscita invece il 22 aprile del 2020. Ultimamente Mongrel la sta usando parecchio, a differenza di tanti altri pro player che la usano veramente poco. Anche se poco tempo fa, non so se vi ricordate, era una delle skin tryhard più diffuse. Anche adesso lo è, ma molto meno di prima. La penultima skin preferita di Mongrel in questa lista è Pit Stop. Questa skin costa 1200 V-Buck, era uscita la prima volta durante la quarta season, se non sbaglio, del secondo capitolo, e l'ultima volta era nello shop il 26 giugno del 2021. Questa è una di quelle skin che, se non fosse stata cagata da qualche pro player, non avrebbe avuto mai un futuro sul mercato delle skin di Fortnite. Credetemi, nessuno l'avrebbe mai presa se non fosse che qualche pro player ogni tanto la usa. La stessa cosa riguarda anche l'ultima skin di questa lista, nonché, indovinate, Dynamo, un'altra skin uscita durante la season 5 del primo capitolo. Costa 1200 V-Buck ed è in assoluto la skin più usata di Mongrel. Questa skin è uscita l'ultima volta nello shop 32 giorni fa e dal punto di vista estetico è veramente uno schifo. Non so in che stato bisogna essere per comprare questa skin, ma i gusti non si giudicano, vero? Quindi dico solo che questa skin la potete vedere nell'80% dei video di Mongrel su YouTube. E se piace a lui, a noi non deve fregare un bel niente. Ho evitato prima di dire che il backpack invece più usato di Mongrel è il quadrifoglio, ma quello dovreste saperlo anche senza di me, raga. Per oggi è tutto. Ho speso un sacco di tempo per scrivere il copione per questo video, quindi
Per favore, metti un mi piace a questo video se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere anche il prossimo video. Sappiate che mi impegno al massimo per portarvi dei contenuti interessanti e di qualità. Se volete darmi la possibilità di continuare, inserite il mio codice creatore LastG nello shop di Fortnite ogni volta che fate acquisti. Vi sono molto molto grato per questo. Seguitemi anche su Insta e nel mio server Discord. Comunque tutti i link dei social li potete trovare in descrizione di questo video. E noi amici ci vediamo nel prossimo video. Io mi chiamo LastHeroG, GG, ciao!